Questa qui, vedendola così, notiamo che appunto è di quarto grado, però si può ragionare nello stesso modo di quelle omogenee di secondo grado, qua però dividendo per il coseno quadro di x, coseno alla quarta ovviamente, e quindi ottenete questo, no? Tangente quarta x più 9 meno 10 tangente quadro. X uguale a 0, ok? Questa poi la potete scomporre come se fosse appunto un trinomio speciale e la potete vedere appunto così. Tan quadro x meno 1 per tan quadro x meno 9 uguale a 0 e poi risolverle singolarmente, no? Quindi qua avrete questa che è uguale a più o meno 1, questa che è uguale a più o meno 3, e quindi appunto vi dà i valori notevoli di tangente e così via, no? Qua avrete i valori notevoli che sono pi greco quarti, sì giusto, e meno pi greco quarti, mentre invece qui avrete l'arco tangente di 3 e meno 3, ok? E poi la risolvete. Poi questa, che vediamo ha significato quando ovviamente x mezzi deve essere diverso da k pi greco, quindi x diverso da 2 k pi greco affinché appunto non abbiate 0 al denominatore. Questo funziona sia per il seno di x mezzi che per il coseno di x che deve essere diverso, che per 1 meno coseno di x che deve essere diverso da 0, no? Fatto questo, allora qui conviene che applichiamo, direi, direttamente le formule di bisezione. Mi sembra la cosa più logica, perché attenzione, qua vedete, servono appunto le identità. Perché 1 più cos x fratto 1 meno cos x è questo, è 1 su tangente quadro di x mezzi. Se pensate alla formula della bisezione, no? Quindi posso riscrivere tutto, questo è il primo membro. Coseno x mezzi fratto 2 sen quadro x mezzi uguale a, se questo è, se il secondo membro è uguale a 1 fratto tangente quadro di x mezzi, vi dovrebbe tornare che questo è uguale a coseno quadro x mezzi fratto seno quadro x mezzi. Ok, fatto questo, capite che elimino i denominatori e rimango con coseno x mezzi uguale a 2 per il coseno quadro di x mezzi. Adesso però posso risolverlo agevolmente perché basta raccogliere coseno di x mezzi e quindi mi rimane 2 coseno x mezzi meno 1 uguale a 0 e poi risolvo con l'annullamento del prodotto coseno di x mezzi uguale a 0 e coseno di x mezzi uguale a 1 mezzo. Quindi questa qui mi dà ovviamente x mezzi uguale a pi greco mezzi più k pi greco e quindi mi darà x uguale a pi greco più 2k pi greco. Ok, a confronto con la C e va bene. Questa qui mi darà invece x mezzi uguale a più o meno pi greco terzi più 2k pi greco e quindi x uguale a più o meno 2 terzi pi greco più 4k pi greco. Proseguiamo, questo abbiamo il seno di x meno pi greco sesti uguale a sen x meno seno pi greco sesti. Questo è un invito a usare la formula di sottrazione, perché se la uso qua mi compare sen x coseno pi greco sesti meno cos x seno pi greco sesti uguale a sen x seno pi greco sesti è un mezzo, quindi meno un mezzo. Quindi facendo due conti ottengo radice di 3 fratto 2 sen x
meno un mezzo cos x uguale a sen x meno un mezzo. Perciò, guardate cosa otteniamo, ricombinandolo un attimino, otteniamo radice di 3 meno 2 seno di x meno coseno di x più 1 uguale a 0. Questa è un'equazione lineare in seno e coseno, la risolviamo con le parametriche, quindi qua sostituendo ottenete radice di 3 meno 2, 2t fratto 1 più t quadro, meno 1 meno t quadro, fratto 1 più t quadro, più 1 uguale a 0. Facendo i conti ottenete t quadro più radice di 3 meno 2 t uguale a 0 e con l'annullamento del prodotto, visto che t era uguale a tangente di x mezzi, tramite l'annullamento del prodotto ottenete tangente x mezzi uguale a 0 o tangente x mezzi uguale a 2 meno radice di 3. Quindi da qui trovate x mezzi uguale a k pi greco, ovvero x uguale a 2 k pi greco. E da qui appunto, beh, l'abbiamo usato un po' di volte, trovate x mezzi uguale a pi greco dodicesimi più 2k pi greco, no? 15 gradi. E quindi x uguale a pi greco sesti più 2k pi greco. Poi, ok, questo qui è interessante perché ha dentro sia la radice che il modulo. Non serve saper risolvere le disequazioni goniometriche, almeno non è fondamentale perché se mi vado a chiedere qua se 2 più sen x sia maggiore o uguale di 0, lo è per forza, no? Perché seno di x è compreso fra meno 1 e 1, quindi questa roba è sicuramente positiva. Okay. Quindi quella radice lì esiste per ogni x appartenente a R. Fatto questo, anche lui è non negativo, quindi possiamo elevare al quadrato e mi rimane, ricordo che controllavo che era non negativo per la concordanza di segno, eh? Che una radice di indice pari deve essere per forza positiva. Quindi ottengo 2 più sen x uguale a sen quadro x, quindi ottengo una di quelle equazioni che posso fare per sostituzione, cambi di variabile, quindi otterrò che t è uguale a sen x, qua t quadro meno t meno 2, la risolvete, ottenete t meno 1 e t uguale a 2. Quindi ottenete un primo valore che vi dice che sen x uguale a 2, ma questo ovviamente è impossibile, o sen x uguale a meno 1, e quindi la soluzione di questa è x uguale a 3 mezzi pi greco più 2k pi greco. Ok? Vediamo questa, dove abbiamo la radice di 3 meno 2 tangente di x. Allora, intanto poniamo le condizioni, ci serve anche un po' come ripasso. Noi dobbiamo porre che 3 meno 2 tangente di x sia maggiore o uguale di 0, perché deve esistere il radicale. Poi per la concordanza di segno poniamo che tangente di x, anche questa, sia maggiore o uguale di 0, e poi per l'esistenza della tangente poniamo che x sia diverso da pi greco mezzi più k pi greco. Ora, qui è abbastanza semplice perché dov'è che la tangente è positiva? Quando la tangente è maggiore di 0, no? Già ci chiediamo tangente di x maggiore o uguale di 0. Questo qui è tangente di x, se lo risolvete, minore o uguale di 3 mezzi, quindi in poche parole ci stiamo chiedendo, possiamo riassumere, non ci stiamo chiedendo, con questa condizione, no? Tangente di x compresa fra 0 e 3 mezzi, con x diverso da pi greco mezzi più k pi greco. Fatto questo posso elevare tutto al quadrato e quindi ottengo 3 meno 2 tangente di x uguale a tangente al quadrato di x e risolvo ancora con il parametro, con t, con la sostituzione e quindi otterrò tangente di x che è uguale a meno 3, tangente di x uguale a 1. Ora vedete, non ho risolto la disequazione goniometrica, ma sicuramente tangente di x uguale a meno 3 non va bene, perché sono oltre 3 mezzi, no? Quindi mi limito a 1 e tangente di x uguale a 1 so che mi dà
x uguale a pi greco quarti più k pi greco. Ok, questa qui è un po' complicata. Abbiamo sin x mezzi cos 2x uguale a sin x cosino 3 mezzi x. Qui la cosa che ci conviene fare è andare ad applicare la duplicazione sul secondo membro, perché possiamo scrivere sen x con la duplicazione, l'ho fatto un po' di volte, lo scriviamo così. Ok? Cioè stiamo vedendo in poche parole seno di x come seno di 2x mezzi. Così poi ottengo coseno 3 mezzi x. Fatto questo, vedete che io posso raccogliere seno di x mezzi da tutti i termini e quindi qua rimango con il coseno di 2x meno 2 coseno x mezzi coseno 3 mezzi x uguale a 0. Quindi ci troviamo a risolvere con l'annullamento del prodotto seno x mezzi uguale a 0. E poi ci ritroviamo a risolvere, che questa si risolve subito perché ottenete che x è uguale, cioè x mezzi uguale a k pi greco e quindi x uguale a 2 k pi greco. Mentre invece l'altra che ci troviamo a risolvere è coseno 2x meno 2 coseno x mezzi per il coseno di 3 mezzi x uguale a 0, che adesso vediamo un attimino come affrontare. Però per fare questo ci servono le formule che non abbiamo fatto, ovvero le formule di Werner. E quindi vi faccio vedere cosa succede, ma rimane giusto una curiosità, perché questa si trasforma in questo modo e quindi rimaniamo con coseno di x uguale a 0 e quindi x uguale a pi greco mezzi più k pi greco, ma lasciamola pure lì. Vediamo invece qualche sistema semplice, giusto per avere un'idea di come si affronta una situazione del genere, nei casi proprio più semplici, ok? Allora, cosa possiamo fare in un certo senso? Beh, possiamo intanto ragionare su quello che abbiamo qui, prima di sostituire in modo brutale, perché un modo potrebbe essere appunto andare a sostituire, oppure altro modo è ragionare. Ora, x più y sono gli angoli, x più y è uguale a pi greco mezzi. Coseno di x più seno di y vuol dire coseno di quest'angolo più seno di quest'angolo, che questi angoli insomma fanno pi greco mezzi, quindi sono complementari. Quando seno e coseno sono complementari, voi potete scrivere, no? Che sen y uguale a coseno di x. Ok? Quindi volendo potreste dire coseno di x più coseno di x perché è uguale. Se non vi viene in mente questa cosa, sostituite. Quindi facciamo con la sostituzione, ovvero ad esempio isolo y, quindi avrò pi greco mezzi meno x. Sostituisco e quindi avrò coseno di x più il seno di pi greco mezzi meno x. Però seno di pi greco mezzi meno x chi è? Coseno di x. E quindi torniamo a quello che stavo dicendo prima. Quindi y uguale a pi greco mezzi meno x, questo uguale a 2 cos x uguale a meno radice di 3. E quindi coseno di x uguale a meno radice di 3 fratto 2. Questo è un angolo semplice perché è più o meno 5 sesti pi greco più 2k pi greco. Sostituisco questi due x che ho trovato all'interno di y e quindi le coppie che andremo a trovare saranno queste di soluzione. 5 sesti pi greco più 2k pi greco meno pi greco terzi più 2k pi greco, o altra soluzione sarà appunto meno 5 sesti pi greco più 2k pi greco e 4 terzi pi greco più 2k pi greco. Ok?
Ne vediamo un altro, ma poi diciamo, la storia è sempre uguale, si calcolano semplicemente i conti. Qua ho 2x uguale a y, quindi mi conviene sostituire all'interno del seno, perché il seno è al quadrato, venendomi fuori y mezzi uso uso la bisezione che la radice va via, rimane il coseno, ok? Quindi vado a fare x uguale a y mezzi. In questo modo mi viene sen quadro di y mezzi più coseno y uguale a un mezzo, e quindi sostituendo con la bisezione qua ottengo, la radice va via ovviamente, ottengo 1 meno il coseno di y fratto 2 più il coseno di y uguale a un mezzo. Quindi faccio i conti, 1 meno 2 moltiplico per 2, mi rimane coseno di y uguale a 0, quindi y è uguale a π mezzi più 2kπ, e di conseguenza x, se vado a sostituire qua dentro, divido per 2, sarà π quarti più, no, non 2, più K pi greco.